che è docente di etica sociale all'Università Cattolica di Milano. Allora, noi stasera partiamo da un tema che è partecipazione e responsabilità, un binomio vitale per la democrazia. Il motivo di questa scelta, di questo, per me rappresenta un, sono due eventi diciamo molto collegati, che è questo e quello della prossima settimana sulla cittadinanza attiva, per provare, se non a dare una risposta ad alcuni quesiti che sono emersi nei primi appuntamenti della scuola di etica e politica, anche per riflettere sui due concetti, cioè su quello che è la partecipazione, su quello che è la responsabilità, non soltanto da un punto di vista strettamente diciamo politico, comunque di chi aderisce a formazioni comunque politiche, ma della cittadinanza nel suo complesso. Allora, questo, insomma, nel tardo pomeriggio, quando comunque il professor Riva è giunto a Reggio, nel tour, tra virgolette, un po' lungo che abbiamo fatto fare nella nostra città, diciamo abbiamo affrontato una questione, cioè nel senso che ho spiegato che una delle domande emerse nei primi incontri della scuola di etica e politica da parte di chi l'ha seguita, da parte insomma di alcuni di voi, era cosa posso fare io e quindi cosa posso io fare per partecipare, per essere utile, per non essere semplicemente un soggetto passivo diciamo di fronte a quello che mi accade attorno. È una domanda che non ha forse una risposta precisa diciamo, però comunque riflettere appunto attorno al tema della partecipazione e della responsabilità dopo questi primi incontri, diciamo, alcuni un po' pessimisti rispetto magari al futuro del nostro paese, allo stato del nostro paese, forse era giusto, cioè, portare un po' alla luce queste due tematiche. Va bene, grazie a voi per l'invito intanto, che mi ha dato l'occasione di ritornare a Reggio Emilia, anche perché appunto c'è uno dei miei pittori preferiti, no, che è Fontanesi appunto, io sorridevo appunto quando diciamo lui mi aveva già nel tardo pomeriggio, insomma prima di cena, quando appunto mi ha detto di questa domanda, io che cosa posso fare, io gli ho fatto subito un'obiezione dicendogli: ma allora avete sbagliato l'invito, perché questa sera loro hanno invitato un filosofo, no, non un politologo, non un sociologo e via di seguito, ma io penso che l'abbiano fatto appunto per farvi vedere che forse è meglio rivolgersi a qualcun altro, no? La battuta, no? Questa che faccio, perché insomma è difficile, cosa volete? No, a parte gli scherzi. Allora, io stasera faccio una conversazione sul rapporto partecipazione e responsabilità come cuore della democrazia, e così l'articolo in alcuni punti, di cui magari qualcuno lo sviluppo di più, qualcuno lo sviluppo di meno, ma il senso di fondo del mio discorso è questo, e se volete anche un'impressione mia da diversi punti di vista, siamo in campagna elettorale, ma insomma vabbè, penso che qualche parere si possa dire diciamo molto sopra le righe, comunque l'impressione di fondo è questa, che quando la partecipazione e la responsabilità tendono a dissociarsi fra di loro o a prendere un significato appunto che non è il loro significato appunto democratico, in quello stesso istante la democrazia è finita. Allora, la mia impressione è che in qualche modo, in questo confine tra democrazia e non democrazia, ci stiamo arrivando, non soltanto in Italia, forse anche su scala globale. Allora, le cose che intendo dire sono queste. Innanzitutto che proprio queste due parole, partecipazione e responsabilità, pongono il problema della democrazia, solo queste due parole lo pongono. Poi la seconda cosa, che appunto poi dopo rifrequento velocemente, che l'una e l'altra parlano la stessa lingua, non due lingue diverse o separate. Ecco, in terzo luogo, su cui insisto un po', è che in democrazia partecipazione e responsabilità o reggono insieme o insieme franano, e frana anche la democrazia con questo. Cioè, io non posso in democrazia pigiare l'acceleratore
soprattutto sul secondo termine, come è il nostro rischio oggi, quello della responsabilità, poi lo vediamo appunto, perché o insieme reggono, o insieme crollano e crolla anche la democrazia. E poi forse un ultimo punto, prima di qualche conclusione, è che forse sarà anche meglio ricordarci che cosa c'è sul serio in gioco quando si parla di partecipazione e di responsabilità. Però prima di dire qualcosa di questi quattro punti, mettiamoli in questo modo, volevo dirvi, farvi presente un po' il metodo con cui io parlo di queste cose. Allora, il mio metodo, siccome io non sono un esperto di politica, non sono un esperto di, anche se mi capita poi insomma di scrivere cose di questo genere eccetera, non sono un sociologo, non sono un economista appunto, sono un filosofo eccetera, allora il mio punto di vista è quello dell'uomo della strada, della gente comune, che per strada, leggendo un giornale, guardando il telegiornale, ascoltando i discorsi politici, appunto, a maggior ragione in campagna elettorale, sente circolare queste parole. Sente circolare le parole partecipazione e responsabilità in un contesto democratico e si chiede che cosa vuol dire quello che mi stanno dicendo. Non so se, allora, il mio tipo di approccio è sulle parole, non so se è chiaro, sulle parole comuni. Ecco. E, allora, per quanto riguarda il primo punto è questo, no? Che appunto partecipazione e responsabilità insieme pongono il problema della democrazia, prima ancora che noi ci chiediamo se una democrazia debba essere una più, come si dice, rappresentativa o più partecipativa, no? Prima ancora di questo problema, il binomio partecipazione e responsabilità definiscono la democrazia. Non so se mi spiego, insomma, il problema della partecipazione non è soltanto in una democrazia partecipativa, si realizza lì. Ma anche una democrazia di tipo rappresentativo deve avere il problema del rapporto fra partecipazione e responsabilità, perché altrimenti non c'è democrazia. Quindi è proprio un problema prioritario da questo punto di vista. E perché è prioritario? Ma perché la democrazia come stile di convivenza è l'unico luogo dove quella che chiamiamo partecipazione di massa, popolare, diffusa, e quella che chiamiamo responsabilità, per ora tengo la parola in questa forma, ma è chiaro che per responsabilità intendiamo anche proprio l'investitura, no, di responsabilità, l'eletto, chi può decidere, no, che ha ottenuto un consenso, appunto, che, però appunto, la democrazia è l'unico luogo dove partecipazione e responsabilità possono vivere insieme. Se noi immaginiamo forme di convivenza dove la partecipazione non si sposa con la responsabilità e viceversa, le possiamo immaginare, ma non possiamo chiamarle democrazia. E il nostro problema oggi, e ripeto su scala mondiale, è che probabilmente noi stiamo immaginando di dissociare queste parole senza dirci, continuando a parlare di democrazia. Cosa che in qualche modo è impossibile. Allora, con questo è chiaro che io ho un tipo di approccio per cui per democrazia non intendo soltanto quella cosa, no? La parola di per sé vuol dire potere del popolo, no? Eccetera. Non solo questa cosa qui, no? Non solo un luogo istituzionale che è importantissimo. Per democrazia intendo qualche cosa di più, e cioè intendo prima ancora un modo di essere gli uni di fronte agli altri. Se volete gli do la parola etica, se questo non spaventa, ma io per etica intendo solo questo che ho detto, il modo di essere gli uni di fronte agli altri, no? Un farsi fronte. Questa cosa ad esempio ce la ricorda Maria Zambrano in un libro Persone e Democrazia, e... oppure un'altra donna, Lucia Rigarai, ci ricorda in un libro che mi ha abbastanza colpito quando l'ho letto, e dice la democrazia comincia a due. Comincia a due. Ecco, allora appunto è chiaro che per democrazia qui, insomma, qui c'è in gioco, in questo tipo di discorso, proprio il modo dell'umano di essere di fronte all'umano, ed è molto significativo che siano due donne a ricordarcelo. Due donne, due filosofe donne, da questo punto di vista. Allora, la democrazia è il luogo unico dove partecipazione e responsabilità convivono, nessun altro luogo oltre alla democrazia è in grado di coniugare entrambe le cose. Perché io mi posso immaginare appunto
situazioni diverse, no, situazioni diverse, ma in situazioni diverse, appunto, diciamo, io trovo o la responsabilità senza la partecipazione o la partecipazione senza la responsabilità. Ancora di più, le idee separate, appunto, di partecipazione, di responsabilità, se le separo, cioè se io separo da una parte la partecipazione, il consenso, e dall'altra parte il livello decisionale, per così dire, ne viene una forma di corruzione, sia dalla partecipazione sia dalla responsabilità. Ed è il punto, sempre uno dei punti che mi sembra di osservare oggi. Perché cosa diventa la partecipazione staccata dalla responsabilità? Cioè, che cosa diventa la partecipazione se la gente conta soltanto come un numero e non conta come capacità di partecipare ai processi decisionali? Beh, quello che vediamo. La partecipazione diventa applauso, diventa senso. Ma l'applaudire non è equivalente di partecipare. Dire di sì non è l'equivalente di partecipare, posso anche riempire le piazze, magari ci saliamo dopo sul tema della piazza, posso anche riempire le piazze, ma una piazza piena non è una piazza democratica automaticamente. Sono piene anche, si riempiono le piazze anche militarmente, si riempivano anche nell'antica Roma. Quindi insomma la partecipazione diventa episodica, strumentale, anonima, anonima soprattutto, dove tu conti soltanto come uno in più. No, nel mucchio. Appunto qui, se vogliamo, appunto l'esempio della piazza virtuale, ci serve anche molto da riflettere sull'uso insistito dei pur utili sondaggi di opinioni, di opinione, e va benissimo, a patto che non li si scambi come partecipazione. E tra l'altro da questo punto di vista è abbastanza evidente, no? una contraddizione tra una voglia di piazza, che un bisogno di piazza che emerge, no, sempre di più, e penso che sia sotto gli occhi di tutti che il motivo della piazza, della manifestazione, non è più soltanto appannaggio, vabbè, insomma, di quella che un tempo si chiamava la sinistra, no? No, il tema della piazza vuota si sta trasferendo, insomma, da entrambe le parti. Però c'è una contraddizione evidente tra questa voglia di piazza, no, e però dall'altra parte una piazza appunto ridotta soltanto al libro dei conti. No, come se partecipare volesse dire mettere una monetina in più nel salvadanaio, insomma, nel salvadanaio appunto delle elezioni. Da un lato la partecipazione si riduce a questo, dall'altra parte la responsabilità che cosa diventa? Separata dalla partecipazione. Allora, se io separo la responsabilità, cioè il momento decisionale, l'investitura, ecco, no, di responsabilità, dalla partecipazione, cioè se non la faccio nascere dentro la partecipazione, che cosa diventa? Appunto, diventa quello che mi sembra che stia diventando. Non so se avete sentito, vabbè, faccio dei riferimenti leggeri, ma non so se avete sentito i primi primissimi discorsi dell'attuale campagna elettorale, dove questo problema le parole della responsabilità, cioè decisione, no? Essere, no, capaci di decisioni, eccetera, sono galoppati immediatamente. Appunto, ma se la responsabilità, cioè il luogo della decisione, si stacca dalla partecipazione, diventa appunto, che cosa diventa? Diventa una responsabilità in senso più o meno tecnico, funzionale, burocratico, so, diventa un misto tra competenza ed efficienza, l'uno e l'altro. Un misto tra competenza ed efficienza, da un lato. Allora, l'impressione che ho io è questo, sono sempre su questo primo punto, cioè sto tentando di dire che soltanto, come dire, se io voglio ragionare di democrazia, devo ragionare in termini di partecipazione e di responsabilità che vanno di pari passo. La seconda cosa che dico sempre su questo punto è questa, ma per me il clima è difficile, veramente difficile. Anche da un po' di tempo, è difficile per la partecipazione, per la responsabilità, è difficile per la democrazia, difficile, perché è difficile? Cioè il clima è difficile, ma il clima è difficile, lo dico appunto così da persona comune, perché si sente che è difficile, dove lo sento? Ma io penso che, vabbè, io vengo da Milano, la metropoli, vabbè, anche se ho la fortuna di andare al lavoro a piedi, insomma, perché non abito molto distante, eccetera, però un tram lo prendo, una metropolitana, un treno, penso che lo prendiamo tutti, i discorsi li sentiamo, no? Allora, il clima difficile, insomma, di dire, ma uffa, qua non cambia niente, tutto è inutile,
Allora, questo clima difficile, appunto, io lo sento dove? Lo sento, è chiaro, a livello pratico, nei discorsi che ci facciamo tra di noi, quelli che ci portano appunto poi in definitiva a preferire in buona sostanza il disimpegno rispetto all'impegno. Però non bisognerebbe sottovalutare neanche un aspetto teorico del problema. Non so se avete visto che sono 5-6 anni che cominciano a rispuntare libri che dicono che la democrazia è finita. E se tu apri questi libri dicendo che appunto la grande stagione della speranza democratica è finita, se tu guardi, ciò che viene incriminato è esattamente la partecipazione. Dicendo che gli esperimenti di democrazia partecipativa appunto falliscono, sono un mito, eccetera, eccetera, naturalmente è tutto a vantaggio di una concentrazione di decisioni. Ecco, allora, era questo, soltanto questo, ma non voglio entrare in questo problema, mi interessa sottolineare soltanto questo, che il clima è difficile sia da un punto di vista teorico, sia da un punto di vista pratico. State però, siccome adesso ce l'ho in mente, questa faccenda del clima difficile teorico, anche da un punto di vista filosofico, Non faccio riferimenti, però non è fuori luogo che molti intellettuali, filosofi che si stanno ripescando in questo momento, sono filosofi gira e rigira antidemocratici. Si amano molto le filosofie del mito, si amano molto le filosofie del leader. Comunque, allora, un clima difficile, tanto da un punto di vista teorico quanto da un punto di vista pratico. E si respira, dove lo respiro questo clima? Difficile per la partecipazione e per la responsabilità, che per me è per la democrazia. Beh, innanzitutto, appunto, l'ho già detto, nelle conversazioni quotidiane lo respiro. Lo respiro nei ragionamenti pubblici. Ma non è possibile, no, se all'inizio di una campagna elettorale, qualsiasi, va bene, ma se all'inizio di una campagna elettorale io pongo immediatamente il problema maggior decisioni, maggior leadership, e lo pongo in questi termini, io sto ponendo il problema del rapporto fra responsabilità e partecipazione e sto ponendo il problema della democrazia, solo che non posso dirlo in quei termini, per un motivo che dico dopo. E, però questo clima difficile lo sento anche nella comunicazione diffusa. Perché lo sento nella comunicazione diffusa? Appunto, adesso lo dico adesso quella cosa, lo sento nella comunicazione diffusa perché da un lato, comunicazione diffusa vuol dire media, perché da un lato si continuano a usare queste parole, cioè noi continuiamo a parlare di partecipazione e di responsabilità, In un contesto grosso modo democratico, però dall'altra parte, mentre usiamo queste parole, i segnali del disagio, dell'insofferenza, appunto, sono sempre di più. E l'altra cosa è che questo clima difficile, ma chiudo su questo primo punto, non crediamo che riguardi soltanto l'Italia. È un problema, come dire, è un problema delle convivenze democratiche, è un problema globale in qualche modo, ed è un problema per di più che, se volete, aggiunge un dramma nel dramma, che addirittura l'Occidente esporta, laddove esporta se stesso, esportando democrazia, esporta anche appunto la sua crisi della democrazia, cioè appunto questa situazione difficile del rapporto fra partecipazione e responsabilità. Allora, questo era grosso modo il primo punto, a me serviva per entrare nel discorso, appunto, per dire che se io voglio parlare di democrazia sono costretto a parlare del rapporto fra partecipazione e responsabilità, che vanno insieme. Se osservo nel modo comune di parlare, nei discorsi politici, in un certo tipo di libri, una disaffezione per l'uno o per l'altro, in particolare per la partecipazione, appunto, e magari appunto uno spostamento di significato, di responsabilità, appunto io devo registrare questa situazione strana. La situazione strana è questa, appunto, che partecipazione e responsabilità appunto tendono a dissociarsi. Questa dissociazione di per sé sarebbe la crisi della democrazia, ma solo che, diciamo, la nostra stranissima il nostro stranissimo contesto è quello per il quale noi stiamo rompendo la democrazia dentro la democrazia stessa. Cioè noi stiamo dissociando partecipazione e responsabilità pretendendo di dirci ancora democratici.
Questo grosso modo era il primo punto. Allora, il secondo punto su cui faccio solo una battuta era questo: non è possibile dissociare appunto partecipazione e responsabilità, perché mi limito ad un'immagine, colgo in mente insomma, i quadri, eccetera, no, ma è chiaro che nessun quadro sta in piedi se non con una tavolozza di colori, e nella tavolozza di colori, dal rosso al blu al verde al viola eccetera, ci sono chiaramente colori più caldi, più accesi, più di luce, e ci sono dei colori più freddi, più mentali, non so come dire. Ecco, io mi immagino il rapporto fra il rapporto democratico, cioè il rapporto fra partecipazione e responsabilità, come un quadro dove l'una e l'altra dipingono appunto a vicenda i propri colori. Perché appunto i colori, se volete, più freddi, più mentali della responsabilità, cioè il momento in cui si prendono delle decisioni, no? E spesso le cose ci vengono presentate così, cioè, no? Alla gente che protesta, no? Si contrappone la ragione, alla passione della partecipazione, appunto, si contrappone la maturità, appunto, delle decisioni, però in realtà proprio questi colori più freddi, più mentali della responsabilità non reggono. In democrazia senza la partecipazione non reggono, e dall'altra parte appunto i colori più caldi, più vivaci, più appassionati, se volete, appunto più perché no, anche più di rivolta della partecipazione, di passione insomma per la città, della partecipazione, però non reggono a lungo se non trovano dei canali appunto in cui depositarsi come forme di partecipazione, di responsabilità. Ecco, ma questo era soltanto appunto questo secondo passaggio, mi limitavo appunto a dire soltanto questo, appunto, che partecipazione, occorre stare molto attenti appunto, perché partecipazione e responsabilità è come se una usasse i colori dell'altra, e solo in questo modo questo quadro, quindi, della democrazia appunto viene in qualche modo, esce fuori. Invece mi fermo un attimo di più sul terzo punto. Allora, se col primo punto io attiravo dentro questo ragionamento, no? Partecipazione e responsabilità pongono insieme il problema della democrazia, e questo secondo punto, dove però appunto partecipazione e responsabilità mi rifiuto, bisogna rifiutarsi di considerarli come dissociati tra di loro, perché appunto dipingono insieme i colori l'una dell'altra. Ecco, un terzo punto è questo, che in democrazia appunto la partecipazione e la responsabilità reggono o crollano insieme. Reggono o crollano insieme. Allora, io su questo voglio ragionare un attimo. Perché appunto mi pare che ci troviamo in un contesto dove la partecipazione è in crisi e la responsabilità sta diventando retorica. Ecco, mi dilungo un attimino appena su queste due cose. Però in ogni caso è chiaro, no? Anche guardando soltanto appunto gli input che ci vengono mandati, insomma, sembra difficile non avere questa impressione, che la partecipazione è sempre di più confusa volutamente, scambiata, relegata nelle galere dei numeri, degli applausometri, no? Le sale piene che applaudono. Dall'altra parte la responsabilità si riduce sempre di più al di là del fare politica, no? Al di là della mediazione politica, eccetera, ma sembra che sia ridotta sempre di più ad esecuzione di decisioni. Allora, per quanto riguarda il primo aspetto, appunto, la crisi della partecipazione, beh, appunto, insomma, perché è in crisi la partecipazione? Ma la partecipazione sembra che stia andando in crisi per vari motivi, ma ce n'è uno soprattutto che sembra ossessionare la politica, ed è il problema dei tempi. Non c'è tempo, no? Tutti i discorsi sulle democrazie moderne, no? Non c'è tempo per partecipare. E, insomma, la partecipazione richiede tempo, le decisioni politiche richiedono invece, sono urgenti, la responsabilità appunto. Io sto giocando con i termini responsabilità, decisione, esecuzione, quindi insomma
per di più la partecipazione richiede impegno, se volete una battuta, impegno è anche insomma fatica, no? Sofferenza, beh la felicità allora è il disimpegno, insomma. Il problema dei tempi, no? E questo problema dei tempi si sente soprattutto nei lamenti sulla partecipazione. Quando ci si lamenta dalla partecipazione? Beh, di solito, no? Quando i flussi elettorali non vanno molto bene, gli astensionismi elettorali, ma perché un altro motivo è il disincanto dei cittadini nei confronti delle istituzioni, tanto che serve, il solito ragionamento, no? Non cambia nulla, eccetera. E poi, insomma, tutto sommato, è difficile che una partecipazione sia in piedi se non c'è passione. Proprio se non c'è, proprio passione, eh? Un po' Walter, non l'intellettuale... americano, no? Michael Walzer appunto evoca in un suo libro l'immagine, paragona un po' l'immagine della partecipazione a quella della Maria del Sangue, ricordando le bandiere rosse, le rivoluzioni e via di seguito, ma mettiamola come vogliamo, però insomma se non c'è passione è difficile tenere in piedi una partecipazione, ma chi la vede la passione oggi? Ma non come una, come dire, non per una nostalgia, no, è perché la nostra cultura è una cultura deappassionata, appunto è una cultura che vuole convincerci che, come dire, è una cultura del funzionamento, celere, veloce. Allora, la passione sarebbe irrazionalità. Roba da, non so come dire, da gruppi giovanili o da collettivi o giù di lì. Finché uno ha del tempo da perdere, e più o meno te lo dicono anche in faccia, una cosa di questo genere, no? Mentre dall'altra parte c'è la serietà della ragione, questo penso che sia un nodo insomma, da scardinare. Dall'altra parte, appunto, diciamo, i lamenti nei confronti della partecipazione ci sono anche i segnali, cioè si vedono anche che c'è questo problema della partecipazione. Ad esempio, no, stranamente, in una città che partecipa poco, però le manifestazioni si stanno moltiplicando. Non voglio toccare il tema delle primarie, sempre per par condicio, ma i discorsi quotidiani, l'indifferenza, eccetera. C'è una stranezza però in questo discorso, sulla crisi della partecipazione. Le lamentele nei confronti della partecipazione, paradossalmente, non vengono tanto da coloro che, come dire, dal basso, da coloro che fanno fatica a partecipare. No, vengono soprattutto dall'alto, cioè da coloro che hanno bisogno appunto del consenso per il ruolo di responsabilità. E questa è veramente una stranezza. Ci si lamenta in un certo senso, o si dà meno voce alla lamentela nei confronti della partecipazione, appunto dal basso, da chi non riesce a partecipare, mentre appunto vengono soprattutto da questo altro. E allora la crisi della partecipazione, diciamo, non si riduce, questo tema della crisi della partecipazione, non si riduce ad un piagnisteo, ma ad una bella contraddizione, perché la partecipazione da un lato è insultata, svilita, ridotta a un conto di numeri più o meno, no? Oppure presa e lasciata quando serve o quando non serve. Eppure così svilita, così insultata, la partecipazione è sempre richiesta, naturalmente in un modo manipolato, in qualche modo, cioè sempre richiesta per legittimare scelte e politiche di pochi. Questo è il paradosso della partecipazione, cioè questa è la crisi della partecipazione, non solo il fatto che manchi, ma il fatto che appunto, come dire, sia in crisi, sia contemporaneamente insultata e al tempo stesso richiesta. In questo modo, dall'altra parte, ad una partecipazione, come dire, strumentalizzata, se volete, appunto che vive questa situazione un po' paradossale, si affianca una responsabilità che rischia di diventare retorica. Adesso forse spero di farmi capire un po' meglio. Innanzitutto è fuori dubbio
è fuori dubbio che, è chiaro, non sto toccando il tema della crisi della partecipazione e il tema della crisi della responsabilità, solo che questa la chiamo direttamente retorica. Perché retorica? Beh, ma lo sento soltanto io che ci vengono continuamente rivolti mediaticamente input, no, di richieste di affidamento di responsabilità. Cioè, noi viviamo in un contesto dove si chiede di concentrare sempre di più la responsabilità, che è l'altro polo della crisi. E come faccio a dirlo? Lo dico perché guardo che cosa mi si sta dicendo. I motivi della leadership così sottolineata con tutto quello che ne viene, la questione del premier, l'insistenza su parole come decisioni, anche qui il problema dei tempi, l'urgenza delle questioni, ma è chiaro che tutto questo lascia un po' un'impressione, appunto, come dire, un po' l'impressione, a parte questa cosa della richiesta di concentrazione di responsabilità sempre più evidente, però lascia un po' l'impressione di un carattere un po' retorico, se non ipocrita, del richiamo alla responsabilità. Perché? Ma perché, scusate, insomma, è tutta questa insistenza sui leadership, sui premier, no? Sull'urgenza. Ma insomma, mi fa venire in mente che allora le decisioni sono già prese da qualcuno per qualcuno, no? Le decisioni sono già scappate, non soltanto sul lato della partecipazione, ma anche sul lato dei cosiddetti responsabili. Infatti, quali sono i motivi per cui si chiede di concentrare la responsabilità? Concentrare qui vuol dire appunto di concentrare la responsabilità e di ridurre la partecipazione, ma insomma la complessità dei problemi. No, i problemi sono complessi, non si può stare lì a parlarne. L'efficienza, no, cioè questa parola dell'efficienza, che l'urgenza appunto, il tema della competenza, questo è abbastanza interessante, poi dopo dico un accenno perché è anche molto filosofico, il tema della competenza, cioè qualcuno è capace, qualcuno non è capace. Questo appunto, su questo c'è veramente qualche cosa di molto serio da dire. Insomma, la responsabilità politica sembra che assomigli sempre di più, non so come dire, alla responsabilità di un ingegnere o di un capitano d'industria, ma noi qui stiamo parlando di democrazia, no? Che non è né esattamente la prima né esattamente la seconda cosa. Eppure, questi motivi per chiedere di concentrare la responsabilità, al di là della loro, hanno una loro forza che viene presentata senza talmente forte questa forza che non vengono neppure più spiegati, sembrano ormai dei motivi evidenti, autoevidenti. Ad esempio, una delle cose brutte per me dell'inizio di questa campagna elettorale è che si è usata la situazione napoletana, no? Quella dei rifiuti, meridionale, eccetera, proprio come richiesta di un esecutivo più forte. Immediatamente, cioè come se la cosa fosse autoevidente, cioè senza neppure una mediazione di ragionamento. In qualche modo, allora appunto la forza di questi motivi qual è? Appunto ti si presenta appunto, allora, tutto da rotoli, chiaro, allora leadership, premiership, decisioni, competenze, governi di tecnici, tutto quello, allora autoevidenti, sembrano autoevidenti, insindacabili, e come fai a discutere, no? Come fai a discutere? È chiaro, perché insomma, se l'opera deve essere fatta, io cito un caso milanese, no? Il treno che passa nella cucina degli appartamenti della gente. No, ma quello è urgente, è indispensabile, no? E non lo discuti nemmeno più, ovvi, no? Ovvio in qualche modo. E qui c'è una cosa molto singolare. A chi vuole partecipare si replica. Ma tu sei un nostalgico, oppure hai tempo da perdere, oppure si va bene finché sei giovane, fai l'università più o meno, no? Allora te lo puoi permettere, cioè, e si relega la partecipazione sul lato della passionalità, ma è molto più passionale, ma in senso deteriore, tutta questa roba che sto dicendo adesso. È molto meno razionale questa cosa. Perché è meno razionale? Perché sembra che queste richieste di iperconcentrazione di responsabilità siano autoevidenti, insindacabili, quasi ovvi, però non sono neutri, perché si portano dietro almeno due pregiudizi, dal mio punto di vista, piuttosto gravi.
Primo pregiudizio. Allora, prendiamola sul serio questa faccenda, cioè la faccenda che appunto la partecipazione fa perdere tempo, pur con tutta la sua plausibilità, no? Che chiaramente ci sono le lentezze, gli insuccessi della partecipazione, ma a me interessa lo scollamento della partecipazione e della responsabilità, non so se è chiaro, non quello che non funziona, ma il ragionamento che tende a dissociare, e dall'altra parte appunto la concentrazione, la richiesta di iperconcentrare la responsabilità. Quali sono i pregiudizi? I pregiudizi, guardate, sono vecchi come il mondo e vecchi come i filosofi, sono, primo pregiudizio, massa di incompetenti. Questo è il primo pregiudizio è questo, l'umanità è immatura. Se volete vi dico delle altre parole che sono state dette, pecore, ignoranti, sempliciotti, senza capacità, non so se è chiaro, cioè dall'altra parte, secondo pregiudizio, ovvio, se c'è una massa di incompetenti, cioè questo stile di ragionamento si porta dietro questa cosa, se c'è una massa di incompetenti dall'altra parte ci sarà un gruppo eletto di competenti, non so se è chiaro. Allora, il gruppo eletto di competenti, la coscienza dell'umanità, io lo so che qui sto toccando un tema delicato, però insomma, vabbè, lo dico, la coscienza dell'umanità, come le chiamiamo queste? Beh, troviamo altre parole, guide, spero che non sia irriverente, pastori, capaci, saggi, esperti, tecnici, le parole sono queste, cioè cosa passa in questo discorso? Allora, io dicevo appunto, in questo discorso passa un'idea vecchissima. Quando Platone scrive La Repubblica, dice esattamente queste cose, né più né meno. Nella città, un piccolo gruppo, piccolissimo, guarda caso i filosofi, quelli che sanno, sono gli unici abilitati a governare la città. Tutti gli altri, massa di incompetenti. Gli altri facciano le loro funzioni. Cioè chi figlia, chi lavora, chi fa il guerriero, no? chi fa il militare, ecco per noi oggi. Allora, questo, come dire, questo tipo di discorso che tende a far rilevare la crisi della partecipazione, ma non per rianimarla, ma semplicemente appunto come condanna della partecipazione, e che dall'altra parte appunto insiste sulle retoriche della responsabilità, si porta dietro appunto, nonostante che si presentino come motivi razionali, cioè, si portano dietro queste due cose, massa di incompetenti, gruppo di competenti. Intendiamoci bene, nessuno si sogna oggi di presentarti il discorso in questo modo, con la brutalità con cui io l'ho detto io adesso. Per quale motivo? Perché nessuno ti può proporre un discorso brutale in questi termini? Anche se più o meno ci stiamo arrivando, no? Da qualche espressione ci si arriva già. Per un motivo semplice, perché siamo in democrazia. E in democrazia io non posso dire una cosa di questo genere con questa brutalità. Devo dire che la partecipazione rallenta troppo, e devo dire che serve, non serve a molto, e devo dire che la democrazia si deve, non so come dire, rinnovare sul lato della iperconcentrazione di responsabilità, cioè del decisionismo, non so se è chiaro? Questo è il modo, appunto, perché gli argomenti con questa brutalità in democrazia è impossibile, cioè in democrazia, paradosso del paradosso, in democrazia se anche io voglio andare verso forme di decisionismo, sono comunque costretto a parlare finché resta il quadro la cornice democratica di partecipazione e di responsabilità, cioè io devo rendere plausibile, è chiaro? La concentrazione di responsabilità appunto, e questo è un po' la difficoltà della nostra situazione. Esito di questa, come dire, doppia difficoltà, cioè della difficoltà di dirci democratici e di spaccare dall'interno la democrazia, senza però uscirne. È un doppio svuotamento, perché si svuota la partecipazione e si svuota anche la responsabilità. La partecipazione si svuota. Cos'è diventata? Quante colpe anche da questo punto di vista, no? Come dire, i 50 anni in Italia, democrazia, la partecipazione si trasforma in che cosa? In una conferma fugace, estrinseca della responsabilità di altri, né più né meno, perché abbiamo, in fondo, come dire, spesso abbiamo trasformato abbiamo ridotto la partecipazione al momento
più o meno elettorale o ad un momento più o meno strumentale in qualche modo. C'è qualche rivitalizzazione, ma spesso è nell'ordine della strumentalità. Oppure a che cosa è ridotta? In cosa si è svuotata la partecipazione? Allora, o in conferma estrinseca, oppure appunto in sondaggio di opinione. Però sapete come funzionano i sondaggi di opinione, no? Dove tu sei messo di fronte ad una domanda, sì o no, in qualche modo. E dall'altra parte si è svuotata anche la responsabilità. Perché è svuotata? Svuotata perché la responsabilità appunto non prevede più coinvolgimento, non c'è più una responsabilità diffusa, una corresponsabilità. Appunto, perché la responsabilità, cioè il momento decisionale, accredita solo se stesso. Però, di nuovo, la cosa è più sottile. È molto più sottile. Perché che cosa avviene? Se appunto la partecipazione si svuota e quindi si svuota la responsabilità, non avviene soltanto il fatto che, non siamo più corresponsabili. No, avviene un'altra faccenda. Quello che avviene è questo, che chi è responsabile senza corresponsabilità comune a questa persona riesce molto bene il gioco dello scaricamento, in qualche modo. Cioè, una responsabilità che c'è e che viene scaricata da chi l'ha affidata, però è in un momento epidermico, non so se è chiaro. È il gioco appunto della partecipazione ridotta al momento elettorale, non fa nient'altro che appunto, come dire, far apparire una specie di corresponsabilità che in realtà tale non è, perché si riduce a quel momento, accredita una responsabilità decisionale, e questa responsabilità accreditata, cioè chi è stato votato, può scaricare immediatamente. E di nuovo da questa situazione conflittuale non ci si esce, appunto perché in democrazia, questa è un'altra prova che in democrazia l'una e l'altra non possono separarsi. Questo è il motivo per cui la responsabilità da questo punto di vista raggiunge proprio il proprio vertice retorico, perché diventa irresponsabile, cioè si decide di tutto e si scarica tutto, diventa esecuzione urgente. Infatti quella che io chiamo responsabilità in realtà appunto prende di più i nomi appunto dell'esecuzione, della decisione del leader. Tant'è che appunto nel linguaggio quotidiano, se notiamo bene, non è che la parola responsabilità sia molto amata nel linguaggio politico quotidiano. No, invece sono molto amate queste altre parole, appunto decisione, leader, esecutivo. Queste sì, appunto, per cui appunto anche dal punto di vista proprio del linguaggio, della responsabilità, non se ne parla più di tanto, però parlandone sempre molto, appunto usando questi sinonimi o questi palliativi. Allora, io mi indirizzo verso una conclusione, ho ancora 5 minuti, 10 minuti, e io mi indirizzo verso, non una conclusione, insomma, verso un passaggio di discorso con due cose, diciamo, innanzitutto tocco quel quarto punto, accenno a quel quarto punto, ed è ricordarsi cosa c'è in gioco quando si parla di partecipazione e di responsabilità. Che cosa c'è in gioco? E poi appunto provo a fare due o tre battute finali in merito. Allora, cosa c'è in gioco quando si parla di partecipazione e di responsabilità? Vabbè, adesso non sto a fare il discorso che non c'è in gioco tutto quello in cui si svuota la partecipazione e tutto ciò in cui si svuota la responsabilità. No, quello che c'è in gioco è questo, che quando vogliamo usare appunto parole che alludono alla responsabilità, quindi insomma quando parliamo di decisioni, no? Di leadership, adesso prendo il discorso su serio, no? Quando parliamo di responsabilità, allora la responsabilità è parola etica. Con parola etica intendo dire questo, che per parlare seriamente di responsabilità parlo degli altri prima che di me stesso, che è esattamente il contrario delle retoriche della responsabilità. Le retoriche della responsabilità chiedono la concentrazione, ma la responsabilità come parola etica non dice di me, dice dell'altro, non di me, cioè dell'altro di cui sono responsabile.
e quindi dice di tutti. Allora, la responsabilità rinvia ad una partecipazione e a sua volta la partecipazione è già responsabilità. Il partecipare è già una forma di responsabilità, prima forma di responsabilità, nasce lì la responsabilità, per cui appunto la dissociazione non tiene né nel significato appunto né nel gioco che noi stiamo facendo di mettere l'una da una parte in qualche modo e l'altra dall'altra. Tant'è che la responsabilità, come dire, questa prima forma, scusate, di responsabilità, questa prima forma di responsabilità che è la partecipazione, rimane talmente, ci fa talmente responsabili che resta perfino nella tentazione che abbiamo di affidarla a qualcun altro o di cederla quasi del tutto. Affidarla a qualcun altro o cederla quasi del tutto. C'è una famosa questione, no? Una famosa questione che ci si porta dietro, faccio l'esempio nel passato, così, quando credo nel 1947 il filosofo Jaspers scriveva un libro intitolato La questione della colpa. No, e si poneva questa domanda, ma nella Germania nazista chi è stato responsabile durante il periodo nazista di tutto quello che è avvenuto? Persecuzioni, omicidi, genocidi, appunto, no? Chi era responsabile? Era soltanto appunto per dire, allora, in questo senso, appunto, allora, se la responsabilità, appunto, come parola etica, rinvia ad una partecipazione, allo stesso modo, appunto, la partecipazione è già responsabilità, già la prima forma di responsabilità, responsabilità che cresce addirittura quanto più siamo tentati di ridurre la partecipazione appunto semplicemente al momento della votazione, cioè quanto più siamo tentati di affidarla o di cederla del tutto. D'altra parte, questa tentazione, come dire, che ci pensi qualcun altro, ecco, è chiaramente a buon gioco, perché altrimenti non si spiegherebbero le retoriche della responsabilità, cioè il fatto che insomma qualche uomo della provvidenza sembra che sia sempre dietro, no, costantemente dietro l'angolo e che si presenta appunto con, come dire, con queste credenziali. Allora, su questo, dopo sul serio vado verso la conclusione, io dico che su questo punto non si può mediare, non è possibile qui mediare. Perché su questo c'è un motivo, io lo chiamo etico, insomma, per intenderci, nel modo con cui l'ho detto, una scelta d'inizio proprio che non ha mediazioni, come tra democrazia e totalitarismo, proprio non è possibile mediare su questo punto, e il punto è questo. E il punto credo che sia questo, cioè non è possibile mediare, allora, diciamolo prima in termini politici, poi in termini etici. In termini politici non c'è mediazione fra democrazia e dirigismo. Non è possibile una mediazione di questo genere. In termini etici il motivo è questo, perché il motivo etico discriminante appunto è una scelta di inizio, e la scelta di inizio è il rifiuto di considerare le persone, non so come dire, incapaci di partecipare in qualche modo alle scelte che riguardano la loro vita. Cioè, allora il motivo non mediabile è una fiducia o una sfiducia appunto nei confronti dell'umano. Io provo a chiudere con qualche cosa che non è esattamente un che fare. Nel che fare era il titolo di un'opera di Tolstoi alla fine dell'Ottocento, era anche il titolo di uno scritto di Lenin nei primi anni del Novecento, no? Una domanda che Lenin l'aveva presa da Tolstoi a sua volta. Allora, che fare? Non è un che fare il mio, però alcune cose che insomma sento un po' così più direttamente questo. Prima cosa, farla finita di dire che di confondere la crisi della partecipazione con la crisi della democrazia. Cioè farla finita, di confondere crisi della partecipazione con crisi della democrazia. Perché se volete, concediamolo pure. Concediamolo che la democrazia sia in qualche modo fragile, no? Perché è fragile la democrazia? Ma è per forza di cose fragile la democrazia, perché non è un sistema eterno, non so come dire, non è un blocco di marmo, no?
partecipazione e responsabilità, responsabilità e partecipazione, no? Fragile perché la democrazia non può neppure difendersi con la logica della guerra. Taccio, ma avete già capito dalla sottolineatura di voce. È molto strano una democrazia, no, che, non so come dire, usa come autodifesa il meccanismo della guerra. È fragile la democrazia, la partecipazione spesso non riesce, eccetera. Tuttavia, non si può usare il motivo della fragilità della partecipazione, degli strumenti democratici, come motivo di crisi della democrazia, perché paradossalmente questa fragilità della democrazia è anche la sua forza. È anche la sua forza. Cioè, qual è la forza allora della democrazia? La forza della democrazia è che è l'unica forma di convivenza, proprio perché ha un'anima etica, è l'unica forma di convivenza che è capace di reinventare se stessa. Sono altre forme di convivenza, monarchie, oligarchie, potentati di qualsiasi genere, che non possono se non ripetersi. Allora, la fragilità della democrazia è la sua forza. Vi leggo una frasetta, dice: anche se non sopravvivesse nient'altro dell'epoca delle rivoluzioni democratiche, forse i nostri discendenti ricorderanno che le istituzioni sociali possono essere concepite come esperimenti di una cooperazione, piuttosto che come tentativi di realizzare un ordine universale astorico. Rileggo velocemente: anche se non sopravvivesse nient'altro dell'epoca delle rivoluzioni democratiche, forse i nostri discendenti ricorderanno che le istituzioni sociali possono essere concepite come esperimenti di una cooperazione, piuttosto che come tentativi di realizzare un ordine universale storico. La frase di Rorty, filosofo americano. Allora, appunto, questo ci porta a dire: certo, io accetto tutte le critiche nei confronti della democrazia, la debolezza, la responsabilità che si fraintende, la partecipazione che va in crisi, ma il motivo, appunto, cioè questa debolezza della democrazia è la sua forza, perché la democrazia ha sempre un carattere sperimentale. Allora, per uscire in qualche modo dalla situazione, lo so che non è una indicazione, sperimentare, far ripartire la sperimentazione, sperimentare, inventare, fantasia in qualche modo. Prima cosa. Seconda cosa che voglio che sottolineo è questa. Allora, se partecipazione e responsabilità stanno insieme, viceversa, se questa è la democrazia e solo questa è la democrazia, benissimo, allora la città non si può bypassare. Il luogo della politica è la città. Ritornare ai luoghi. I luoghi, non i caveau delle banche, non so se mi spiego, non la borsa di Wall Street a New York o la borsa di Milano, da dove vengo io. Ritornare ai luoghi, ma ritornare nel senso di ripensarli, cioè ritornare alla città, ma adesso senza fare il discorso, però insomma farla sentire la politica, cioè far vedere che la politica in qualche modo parla, agisce ancora, appunto, su qualche cosa, ma non so, ma mi avrebbe anche da dire quasi toccare città. Perché il fatto è questo: noi non viviamo soltanto con la testa nel tubo catodico della televisione o, se volete, in internet. Nella città qualcuno ci vive ancora, e sul serio, non solo nelle piazze virtuali, nei megacentri di tutto o negli ipercentri di chissà che cosa, appunto, o nella rete globale informatica. Non tocco un nodo che sarebbe interessante, del rapporto fra internet e la democrazia, no? Come possibilità di rinnovamento, cosa mai ne parliamo dopo. Allora, terza cosa, chiudo su questo. Allora, terza cosa, forse vale la pena di tornare a ricordarci che alla democrazia è essenziale, come se fosse il sangue, il dissenso e la protesta. Chi discute, chi obietta, no? Non sono soltanto dei malintenzionati, le critiche, no? O dei disfattisti, o la gente che non vuole costruire nulla, o dei buontemponi. No, il dissenso e la protesta sono l'anima in controluce della democrazia. Il dialogo, partecipazione e responsabilità vuol dire anche questo. Vuol dire anche questo. Certo, i modi sono diversi. Ci sono modi istituzionali,
maggioranza opposizione, ci sono modi movimentisti, no, ci sono anche modi silenziosi, che poi sono quelli che per lo più, in cui per lo più la protesta si sta esprimendo, disaffezione e disinteresse. Questi sono i modi, no, fondamentalmente. C'è anche un rischio, tanto del senso quanto della, scusatemi, è un rischio tanto del dissenso quanto della protesta, no? Quale rischio? Beh, insomma, è facile, no? Primo rischio, insomma, rischi di essere strumenti delle opposizioni di turno, rischio appunto di essere addirittura suscitati a comando nel gioco delle parti delle opposizioni politiche. Concediamo tutta questa roba? È possibilissimo, se ne fa un uso, no? Anche da questo punto di vista. Tuttavia, pur concedendo questo, insomma, il dissenso e la protesta vanno presi molto sul serio, molto, molto, molto più sul serio. Se non avviene questa presa sul serio del dissenso, della protesta, se non avviene, è chiaro che, come dire, anche il dialogo, partecipazione, responsabilità va in crisi, è in crisi. Ma se non avviene la presa sul serio appunto del dissenso, della protesta, appunto è in crisi la democrazia stessa. Fine della partecipazione, fine della responsabilità, ridotta appunto a qualche cosa di retorico ed ipocrita, perché tutte queste urgenze delle responsabilità, delle decisioni, sono decisioni già prese, che bypassano perfino coloro, no, che vogliono accreditarsi come ipercentri di responsabilità. Fine della democrazia, anche se ne usiamo ancora il nome. C'è qualche domanda tra il pubblico?
che riesce bene il gioco, diciamo, il gioco di tutte le parole, di tanti concetti, che riesce bene questo, poi dal punto di vista pratico, però gli riesce abbastanza poco, no? Allora è al di fuori delle battute, no? Allora, può anche darsi che noi abbiamo schiacciato troppo la democrazia, la democrazia, come dire, se il politico è il partito, no, il politico è infinitamente prima, il politico è la città. E la città non è soltanto il partito, la città è il sociale, è il modo di essere. Allora, questo mi apre, no, il ventaglio anche delle forme di partecipazione. Che si accreditano nella filosofia, appunto, vuol dire che non è soltanto la militanza di rappresentanza politica, è anche la rappresentanza, appunto, dell'impegno nella polis, nella città. Se la partecipazione è ridotta a quel consenso puramente elettoralistico, ma è evidente che da dove può nascere un affidamento di responsabilità, no? Come dire, nella non conoscenza delle persone e magari anche dei programmi. È inevitabile, ma questo però riporta appunto il dialogo, chiamiamolo uno stato di dialogo che precede, no? O che contorno, che affianca. Tant'è che ad esempio noi abbiamo